Allora, mister, sfatato il tabù, Toscana che vedeva la Juve Stabia non vincere qui, una bella vittoria per 3-0 convincente. La cosa importante è che la Juve Stabia non ha subito gol in questa partita. Sì, ma ogni tanto rilassatevi, perché la domanda mi va bene, la Toscana, tutto quello che vuoi, ma si può sempre finire le domande, oggi non abbiamo preso gol. Ma noi stiamo facendo più che bene, noi stiamo facendo oltre ogni più rosea previsione. Qui non è che nessuno, a me mi sembra che ultimamente noi siamo tranquilli e umili, qualcuno intorno a noi abbia perso un po' il senso della misura. Datevi una calmatina in generale, perché le partite si vincano e si perdono. Noi siamo la Juve Stabia, siamo arrivati ora, non si conosce niente, ci stiamo facendo di tutto per cercare di star fuori dai guai. Ma dobbiamo aiutarci tutti, dobbiamo vivere tutti insieme, che sennò qui è il gol a domenica, è il 2-2. No, ma infatti dopo... le squadre che pagano 10 volte noi, no, che non pigliano... volevo, non volevo fare una polemica, era proprio un discorso polemica, perché ho visto la squadra molto concentrata. Per un mese ho sentito altro, ma abbiamo fatto 2-2, sì, lo sai dove? A Padova. Abbiamo fatto 2-2, sì, perché? Chi siamo noi? E basta, dai, è una cosa pesante, inizia a essere pesante. Biano, vi si è abituato male. Tutto qui il discorso. Allora, dicevo infatti che il Modena e l'Albino Leffe, le due squadre, le ultime che hanno incontrato la Juve Stabia, sono andate a vincere, una fuori casa a Brescia e un'altra a Genoa con la Sampdoria. Quindi la dimostrazione che in effetti erano due signore squadre quelle che abbiamo incontrato noi in casa. No, ma il problema è che sono tutte signore squadre. Se te le affronti in una certa maniera puoi battere chiunque, se le affronti in un'altra maniera le perdi da tutti. E poi in campo ci sono anche gli altri. Noi se in casa riusciamo a creare 5 o 6 occasioni di agone, facciamo due soli, loro vengono giù due volte, battono una punizione in angolo, ci fanno gol, bisogna fargli complimenti anche a loro, senza stare lì a piangere oddio abbiamo fatto 2-2 in casa. Sì, ma ha preso un punto, è in punto in Serie B, te ne accorgi che vale quando vinci una partita, hai capito? Allora bisogna sapere apprezzare anche quello che ci sa. Infatti dall'alto della sua esperienza lei diceva che i punti sono importanti, alla fine è come un salvadanaio riempirlo piano piano, punto per punto. Oggi con la vittoria con la Grosseto, quei due punti appunto in casa prendono un altro aspetto. Ascolta, io sono felice di allenare questo gruppo di ragazzi, sono felice delle soddisfazioni che stiamo dando ai tifosi, che è la cosa che ci interessa di più. Il resto è tutta aria che non conta. Capito? Mister, che partita è stata oggi? Raccontiamolo anche ai tifosi da casa. No, ma noi abbiamo fatto una buona gara, quella che avevamo preparato in settimana l'abbiamo fatta. Noi sapevamo che venivamo a giocare a una squadra che se lascia giocare gli altri poi riparte bene, noi abbiamo fatto giocare loro, abbiamo ridotto gli spazi e poi si sperava molto in Bakogo sulla sua velocità, ma ha fatto fatica a entrare in partita, abbiamo cambiato, abbiamo messo un ragazzo che può anche sbagliare come Zito, però perlomeno allunga spesso e volentieri la corsa. Siamo stati sempre attenti, non gli abbiamo mai concesso un granché. Poi fatto il primo gol, molto probabilmente loro si sono aperti, se era quel discorso che si faceva all'inizio, è diventato tutto più facile. Che risposta si attendeva da Tarantino? L'ha convinto, diciamo, tutta la partita? A me mi ha convinto tutta la squadra. Ho fatto complimenti a tutti i ragazzi, perché è un gruppo che stanno bene insieme, un gruppo che non c'è prime donne, un gruppo che hanno uno spirito di corpo incredibile, che non si abbattono. Noi non siamo partiti bene, venivamo criticati giustamente, però ci siamo rimboccati le maniche e adesso stiamo raccogliendo quello che stiamo facendo come lavoro. Però dobbiamo sempre tenere presente il fatto che da un momento all'altro possiamo anche rincappare in una serie negativa. E allora io dico sempre ai ragazzi, finché ci siamo cerchiamo di pigliare più punti possibili ora, perché poi ritornerà il difficile. Mister, se i complimenti invece di fare la squadra li facessimo a Piero Braglia? Conta niente, Piero Braglia non gioca. Piero Braglia, e lo sai che c'è, quando le cose non vanno bene si parla di Piero Braglia. Perciò lascia il tempo che trovi. Io un anno e mezzo che sono lì a Castellammare, ci sto bene, mi ci trovo bene, perciò adesso lasciamo perdere. Vorrebbero farlo un contratto a vita, dicevano, no, su alcuni giorni. No, lasciamo perdere questi discorsi perché non esiste proprio. Noi dobbiamo salvarci. Contratti, poi a me non mi garba nemmeno parlare di contratti, mi dà anche fastidio. Se si va d'accordo andiamo avanti, se non andiamo d'accordo ognuno deve andare per la sua strada. Non è che si deve stare insieme per forza. Abbiamo fatto 2 anni, anche troppo.
È una battuta, sì. Sennò domani poi mi ci ritrovo tutto. Siamo col direttore generale Clemente Filippi della Juve Stabia. Oggi una bella vittoria della Juve Stabia per 3-0, un risultato netto, e fra l'altro non si è subito neanche un gol questa giornata. Sarebbe stato uguale se avessimo vinto 4-3, però dico sì, è stata una bella vittoria, netta, meritata. Ci voleva in trasferta, che mancava da un po', e ci fa andare al quinto risultato di utile consecutivo. Bellissima prova, e non c'è niente da dire, i ragazzi hanno giocato tutti bene dal primo al novantesimo. Questa vittoria ci dà slancio, ci permette di fare un passo avanti in classifica, però bisogna sempre volare bassi, il campionato è lungo, c'è da affrontare il Gubbio sabato, che sarà comunque una partita difficilissima. Abbiamo visto le ultime due gare in casa con Modena e Albino Leffe come si presentano le squadre a Castellammare, quindi sarà importante anche il sostegno da parte del pubblico. Si è già parlato un po' di calciomercato, alcuni giornali hanno scritto che la Juve Stabia cerca un attaccante, un difensore, un po' la situazione di questo calciomercato? No, ma il calciomercato è prematuro parlarne, perché siamo a novembre, ci sono ancora tante gare da giocare a dicembre. La società è stata chiarissima nei giorni scorsi con Mannirlo e Giglio, che si sono espressi sull'argomento. C'è da solo confermare l'ingaggio di Zugi Zantu Givesin, l'attaccante esterno che nella passata stagione giocava in Francia, un attaccante classe 90 che già si allenava con la Juve Stabia e che, per il quale è arrivato il transfert dalla federazione proprio nella giornata di ieri sera. Dono Man Mauri, sei tornato capitano e soprattutto in campo con una grande prestazione. Sì, vabbè, capitano, qua si sa che il mister gira, siamo io, Gennaro, Morris, poi a parte, alla fine quello è un dettaglio, importante che oggi la squadra ha dimostrato che dopo i due pareggi in casa era più che viva, e per la classifica è una vittoria importantissima. Oggi avete lasciato solo le briciole a questo Grosseto, dietro non è stato sbagliato niente, c'era quella cattiveria, quella voglia di riscatto proprio per mettere a tacere tutte quelle polemiche dovute ai due pareggi in casa. Poi ricordiamo, l'Albino Leffe oggi è andato a vincere a Brescia, il Modena è andato a pareggiare a Genova, quindi non solo due squadrette. No, appunto, ma poi il mister ci dice sempre la Serie B comunque è diversa dal campionato che abbiamo affrontato l'anno scorso. È importante fare punti sempre, anche in casa. Comunque noi eravamo consapevoli che i nostri due risultati erano comunque, tra virgolette, due mattoncini importanti per la nostra classifica, e facendo oggi la vittoria qua fuori ha dato un bel segnale. Donovan, come cresce questa squadra? La squadra cresce, penso che cresce di giorno in giorno a livello mentale, soprattutto che siamo consapevoli adesso di reggere non alla grande, direi anche di più la categoria. Non abbiamo più, tra virgolette, paura, perché non sono mai state paure, ma affrontiamo le squadre tutte sullo stesso livello, che si può partire dall'ultima, che può andare alla prima, che è il Torino. Noi, per noi sono tutte le stesse, abbiamo il nostro modo di giocare, che è tutto cuore, grinta, e lo porteremo avanti fino alla fine. Oggi è stata la partita di Tarantino, uno dei cosiddetti rincalzi di questa Juve Stabia, che ha permesso alla Juve Stabia di sbloccare il risultato. Dal suo cross è arrivato il primo gol di Sau. Aspetta, che non l'ho seguito. Oggi è stata la partita di Tarantino, uno dei cosiddetti rincalzi di questa Juve Stabia, che può contare oramai su 25 titolari. Con il suo cross è arrivato il primo gol di Sau. Oddio, rincalzi, io lo disse, mi sembra, un po' di tempo fa in conferenza stampa, che il mister bene o male tiene tutti sullo stesso livello. Poi magari Nazareno l'ha stuzzicato un po' di più, e a stuzzicarlo alle ultime due partite ce l'ha, tra virgolette, ha dimostrato che anche lui ci sta alla grande in questa rosa, in questo gruppo. Adesso c'è un altro scontro diretto in casa dopo Albino Leffe e Modena, però questa volta volete fare qualcosa in più? Oddio, noi abbiamo cercato di vincere anche con le due, perché con l'Albino F vinciamo 2-0 e su due episodi sfortunatissimi hanno pareggiato la partita. Col Modena penso idem, perché si è meritato di andare in vantaggio, addirittura andando sul 3-1, poi su un'azione si è preso rigore 2-2. Noi affronteremo la partita nello stesso modo che abbiamo affrontato quella di oggi e con le due in casa, e sperando stavolta di portare il bottino pieno.
Una Juve stabile che sta viaggiando a media playoff. Ricordiamo, se non ci fossero quei 4 punti di penalizzazione, la Juve stabile sarebbe qui, lì a 25 in alto. E noi ci siamo prefissati, il nostro obiettivo è la salvezza, più veloce lo raggiungiamo e forse potremo anche tirarci a soddisfazione come l'anno scorso. Marco Sau, 2 palle, 2 gol, ad un attaccante non si può chiedere di più. No, tre palle, 2 gol, che quella di scozzare. Ne è sbagliata una. Però dai, è andata bene, dai, sono stato bravo a concretizzare le 2 palle che mi sono capitate. Siamo in un gran momento adesso, abbiamo preparato meglio questa partita perché volevamo vincerla, anche se sapevamo di affrontare una grande squadra, però siamo stati bravi dal primo fino alla fine della partita e abbiamo portato a casa questa vittoria. Possiamo dire che ti sei conservato questi 2 gol per la trasferta di Grosseto, ricordiamo era dalla partita di Padova che non segnavi, adesso ne hai fatto tutte e 2 in una sola. Sì, infatti mi sto abituando a segnare fuori casa, io vorrei farli anche in casa perché il nostro pubblico appunto è speciale, anche l'ha dimostrato anche oggi sostenendoci in tutti i 90 minuti, quindi è andata bene così, dai. Marco, almeno a vederla da fuori ti trovi sempre meglio in questa Juve Stabia? E poi la seconda domanda, onestamente, quando sei entrato in campo dopo le prime 5 giornate in cui la Juve Stabia non aveva brillato, ti aspettavi di essere a questo punto del campionato in questa posizione di classifica? No, sinceramente ero un po' suscettibile all'inizio, però piano piano stavamo trovando tutti la forma fisica migliore, e abbiamo costruito un gran gruppo, quindi ognuno sa cosa deve fare, anche il mister prepara meglio le partite, quindi abbiamo cambiato il rollino di marcia e siamo arrivati a questo punto. Adesso tu come ti trovi nella Juve Stabia? Ma io bene, ripeto, mi sono integrato bene sin dal primo momento che sono arrivato, anche perché il gruppo è unito, fatto di brave persone, quindi è stato più facile. Dopo i traguardi di squadra, ricordiamo la Juve Stabia sarebbe a 25 punti, dobbiamo guardare al traguardo personale, 6 reti per te nella classifica marcatori, qual è la tua speranza per questa classifica? Ma non guardo adesso i gol, anche perché tanto è un fatto relativo, penso prima di tutto a far bene alla squadra e poi certo se arriva qualcosa di più importante per me è meglio ancora, anche perché cerco di ambire sempre qualcosa di più grande. Ultima domanda, una battuta, il cannone ha portato fortuna? Oggi sì, ha fatto fatica un po' a portarmi fortuna, però adesso posso dire di sì. Mister Giannini, che succede a questo Grosseto che in casa fa difficoltà e invece fuori casa sembra giocare meglio? In casa dovremmo fare qualcosa di più, dovremmo a livello anche mentale essere leggermente più spregiudicati, ma non nel gioco, nell'intraprendenza. E non lo siamo, e siamo bloccati, siamo frenati, e quando una squadra è frenata e bloccata dà la possibilità alla squadra avversaria di crederci. Oggi abbiamo appunto visto un Grosseto privo di idee, in effetti si andava avanti con la giocata del singolo, pochi passaggi, poche circolazioni di palla. Sì, anche dall'altra parte però, anche l'altra squadra si è giocato un po' a specchio con queste palle lunghe, cercando i 2 attaccanti, cercando i 4 attaccanti, perché poi sia loro che noi avevamo davanti 4 giocatori e si aspettava un po' l'episodio che potesse in qualche modo rompere gli equilibri. È arrivato subito inizio secondo tempo su un'azione forse anche dubbia, però poi dopo, voglio dire, abbiamo sofferto e si sono notati insomma dei limiti. L'infortunio a Olivi vi ha un po' condizionato in questa gara? Ma intanto è un giocatore che rientrava da poco, insomma, quindi dispiace che un giocatore importante, un giocatore d'esperienza abbia di nuovo risentito dei problemi, abbia di nuovo avuto dei problemi fisici e muscolari. Però è calcio, dobbiamo essere anche bravi a superare questi momenti. E quindi dobbiamo essere sereni, dobbiamo rimanere sereni ed essere fiduciosi. Oggi ci è piaciuto molto Alfa Game, che ha messo in difficoltà il terzino della Juve Stabia di Conzo, che non riusciva a prendergli le misure. Sì, anche se può far meglio, secondo me, come tutti, possiamo far meglio. E oggi Alfa, diciamo, secondo me è stato frenato.
stato frenato come lo è stato Caridi, come lo è stato stesso Mancini, che a sprazzi si è visto. È troppo poco per una squadra che deve in casa riuscire a cancellare questo passo, questi passaggi negativi.